Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io sono toccato proprio in primis perché faccio il trasportatore. Non posso circolare perché è un euro 4. Già da novembre non posso circolare. Comprare un furgone nuovo, per carità, è giusto il discorso della come sostenibilità e di tutto. Però dall'oggi al domani, in 3 mesi, cambiare tutto non è giusto. Roma si prepara alla ZTL verde. Verranno messe al bando da novembre le auto più inquinanti. I varchi interesseranno anche la periferia, ma la capitale ha potenziato i mezzi pubblici per andare incontro ai romani. Lo sperimentiamo personalmente e lunedì 15 maggio siamo in estrema periferia est della capitale. Prima tappa, dobbiamo andare da via Fosso dell'Osa a via di Ponte di Pantano. In linea d'aria sono pochi chilometri, 3-4. Viaggiare con ATAC ci dice di prendere 2/3 mezzi. Sono le 12 quando arriviamo alla fermata. Primo intoppo, l'autobus non passa all'orario previsto. Non se ne vede traccia per una mezz'ora buona. Prendiamo lo 045, 12 fermate, scendiamo e facciamo il cambio. Capita, perché a me è capitato che non passano gli autobus? Capita, sì, soprattutto il 55. Lì arrivi in ritardo? Arrivo in ritardo. Una volta l'auto si rompe, una volta brucia, una volta si ferma, una volta c'è lo sciopero. Zero, nulla, assoluto. Arriviamo al capolinea della metro C Pantano alle 13.30. Impieghiamo 1 ora e mezza per arrivare quasi a destinazione. Dovremmo fare un pezzo a piedi o prendere lo 054, ma per fortuna non dobbiamo andare al lavoro. Seconda tappa, da Pantano a Piazza San Silvestro. Pieno centro, da adesso in poi c'è la metro. Tiriamo un sospiro di sollievo. Insomma, con gli autobus è infernale. Autobus è un casino. Con la metro ti salvi un po' di più, ma deve funzionare, e questa molto spesso non funziona. Questa metro C passa ogni 10 minuti, ogni 15 minuti, e la mattina alle 7 mia figlia mi dice che c'è il panico e a volte si blocca. Arriviamo a Piazza San Giovanni alle 14.30, da lì prendiamo il 51, la frequenza degli autobus cambia, ne passano 2 in pochi minuti. Alle 15 siamo a Piazza San Silvestro, ci abbiamo impiegato 1 ora e mezza. Terza tappa, Bastoggi, quartiere periferico di Roma Nord-Ovest. Da Piazza San Silvestro andiamo a Barberini, a piedi o con un mezzo, e prendiamo la metro A, tutto fila liscio, fino a quando arriviamo al capolinea, perché lì c'è da sperare che il 146 passi in orario. Il 146 è peggiorato, quindi passa quando gli va da loro. Almeno camminano. Almeno camminano. Siamo mediamente fortunati e arriviamo a destinazione in 2 ore. Cosa diresti al sindaco di Roma? Se facesse un giro con i mezzi pubblici, prendesse i mezzi pubblici dalla mattina alle 5 fino alla sera e vede dalle periferie al centro. Così la gente tu la metti in ginocchio. Allora, sindaco...